Buongiorno, oggi è lunedì. Bello perché ho la videocamera scarica. Oggi me la sono presa con un po' più di sciallezza e non mi sono alzata troppo all'alba. Anzi, mi era suonata la sveglia, però l'ho rimandata. Sono praticamente le 8 adesso. E mi sono alzata, mi sono già lavata il viso. Niente, io mi lavo un attimo i denti. Sto utilizzando questo adesso. E boh, mi ci trovo bene, di qualità. Il dentifricio vale l'altro. E però con questo non so, cioè non ho notato differenza, perché c'è da dire che io già di mio ho i denti parecchio bianchi. Però mi sembrava carino da citarvelo, perché comunque sia, anche magari per chi beve tanto caffè, tanto tè, mantiene comunque belli lucidi. Io dovrei piastrare sti capelli perché sono terribili così, terribili. Cioè non so, ultimamente non mi piacciono per niente ricci e mi piacciono lisci. Però non lo so, perché tanto dopo devo andare in palestra, quindi non so quanto senso abbia che io mi metta a piastrare questi benedetti capelli, capite? Però adesso vedo. Intanto devo prima fare colazione e spero che scenda qualcosa, perché non oso nemmeno pettinarli perché saranno un casino assurdo. Ah, infatti, vabbè. Ho già capito che li leggo, guardate. Sono già rotta di tenerli lunghi. Voilà. Io li tengo praticamente perennemente così, ma è l'unico modo per farli stare in ordine, fondamentalmente. Per colazione, latte di mandorla, questo qua dell'Alpro. Poi bevo un po' di succo di mirtillo. Voilà. E poi devo finire questi biscotti qui, che però sarebbero questi. Ok, poi faccio un po' di planning, ci vediamo dopo. Allora, ho finito colazione, adesso rifaccio il letto velocemente. Oh, oddio, che sonno! E devo iniziare a filmare, iniziare a studiare, iniziare a fare una marea di cose. Cioè, oggi, dato che me la sono presa libera, tra virgolette, insomma, questa giornata, perché non ho particolari impegni, però devo assolutissimamente cercare di rimediare a tutte le cose che ho da fare. Allora, finalmente sono arrivate le cose. Io sono qua con la Ludo e niente. Brownie. Adesso mangiamo brownie e per me la ciambella agli agrumi. Saluto. Allora, oggi è mercoledì. Vi volevo mostrare un attimino l'outfit, anche se, cioè, scusatemi questo traballamento. Niente, semplicissimo. Maglioncino di Zara e jeans. Ovviamente il mio zainino di pelle, devo andare in università. Buongiorno. Allora, qua come al solito io devo sempre tirare su e niente, insomma. Allora, oggi appunto mi diranno il voto finale del tiro, poi vi dirò come sarà andata, se sarà contenta. Io so già che non sarò contenta, poi vi spiegherò poi, però, perché in effetti non vi ho
nemmeno più detto una mazza, insomma, fondamentalmente. E vabbè, pazienza. Adesso io vado. E sapete, cioè preferisco non vloggare quando guido come fanno tutti perché è una cosa che non mi piace sinceramente. E quindi niente, ci vediamo dopo. Allora, scusatemi questo arco temporale, sto andando a fare il vaccino. Dopo vi spiego insomma come mi è andato il tirocinio e tutto. Raga, buongiorno, buon pomeriggio. Allora, scusatemi se veramente non riesco a vloggare in giro, ma oggi ho fatto tutto di fretta. Praticamente ho mangiato, cioè scendendo le scale fondamentalmente, non so come cacchio ho fatto. E adesso, tanto perché devo iniziare la dieta, mi sono mangiata cioè ho intenzione di mangiarmi un gelato, la coppa del nonno, che a me strapiace. Se riuscissi ad aprirlo, magari sarebbe anche carino, ok? E niente, prima vi stavo dicendo, prima che poi di interrompermi, di correre come una dannata pazza, stavo dicendo che sono andata appunto a fare il richiamo del vaccino difterite antitetanica e per tosse, che generalmente si fa appunto ogni 10 anni. L'ultima volta l'ho fatto a 16 anni e adesso niente, l'ho dovuto rifare a 26. E a un certo punto poi, cioè non so come mai, la dottoressa che era lì presente mi ha preso di simpatia, si è messa a parlarmi, cioè non mi voleva più mollare. E, cioè, a dire la verità, no, per carità di Dio, mi ha fatto piacere quello che mi ha detto. Che comunque sia, cioè, le faceva piacere sentire soprattutto magari persone con tratti somatici diversi che parlassero l'italiano perfettamente. Mi piaceva il fatto che ero un cioccolatino, parole testuali della dottoressa. E poi mi fa: ma scusami, ma perché fai infermieristica? Dovresti fare il medico? Cioè, sono infermiera così. E io tipo: tesoro mio, non ho passato il test, cosa devo fare? E mi fa: no, vabbè, perché tu sei spigliata, dovresti farla all'estero. E io tipo: cioè, volevo sprofondare. Non lo so perché ogni due per tre, ogni volta che vado in un ospedale, ogni volta mi ritrovo sempre qualcuno che mi dice sta cosa. Che nervi. A parte questo, stamattina sono andata in università appunto perché ho fatto la valutazione finale del tirocinio e alla fine come voto mi hanno dato 26. Devo essere sincera, sono contenta sni. Non che io mi aspettassi di più, però siamo lì lì. Ma diciamo che per quest'anno vabbè, va bene così, è comunque un bellissimo voto per carità. Mi sono un po' fregata la media perché pensavo di alzarmelo tutto quanto, invece no. Ma vabbè, va bene, insomma. Niente, praticamente ho appunto ricevuto il voto del tirocinio e ufficialmente iniziamo le lezioni martedì. Domani abbiamo praticamente un'attività tutoriale. Se avete seguito il mio video in cui parlo di infermieristica, lo dico che cos'è. Sono delle attività che appunto ci sono, delle lezioni, ecco, delle ore spese per parlare un po' del tirocinio, di cose burocratiche fondamentalmente legate al tirocinio, legate al corso di laurea. Domani ce l'ho alle 10, non so bene di che cosa parleremo. Probabilmente finalmente spero ci diano le lezioni, l'orario delle lezioni. E niente, insomma. Quindi diciamo che stamattina ho avuto questo tran tran, che mi sono messa là a filmare, a fare, perché lo sapete che, insomma, boh, non lo so, poi l'università mi mette sempre un po' a disagio. Quindi anche domani dovrò andare su a Monza. E vabbè, va bene, niente. Mi sento il braccio un po' indolenzito, però me l'aveva detto che era normale tra oggi e domani. Ma tra l'altro ho fatto su un casino perché l'avrei potuto benissimo prenotare a Monza, all'ospedale del San Gerardo. Che cosa succede? Invece di prenotarlo a Monza, lo prenoto a Milano. Il problema è che io stamattina appunto ero in università per la valutazione finale del tirocinio. Appena subito dopo vabbè, ho dovuto anche fare altre robe e poi sono corsa praticamente a Milano. E tempo di arrivare, vi giuro, ho appoggiato la macchina, ho preso il motorino e sono volata. Questo è quello che ho fatto. Finalmente adesso sono a casa, beata e tranquilla. E niente, sono stanca.
Altra cosa che non vi ho detto, ieri sera ho iniziato a guardare Lost, che è un telefilm che c'è su Netflix che mi hanno sempre consigliato un mare di persone, specialmente la Nikki, e niente, l'ho iniziato e mi piace tantissimo, ho preso veramente un sacco, 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 e devo assolutissimamente invece finire Jane la Vergine. Buongiorno, allora oggi è venerdì e scusatemi se poi ieri alla fine non, cioè volevo filmare qualcosa in effetti ieri, che era giovedì, però niente, mi sono proprio totalmente persa e mi sono presa proprio l'ultimo giorno della fine, insomma, dell'anno come giorno relax, giorno riposo, fondamentalmente alla fine non ho fatto niente. E vabbè, mi sono alzata da poco, ma a dir la verità sono in piedi già dalle 5. E niente, la cosa che vi volevo dire è che appunto stanotte, cioè stanotte, stamattina presto, sono stata... Oddio, perché qua si aumenta tutto liso? Ok. Sono stata poco bene e cioè mi sentivo proprio tutto lo stomaco sotto sopra. Infatti non so neanche se prendo il tè, cioè il latte, mi sa che prendo la tisana. Mi sa che mi faccio questa di nuovo alla malva. Mi sento di nuovo come se avessi la cistite e poi oltre a questo anche c'è proprio lo stomaco sotto sopra, boh, vabbè. Oh, che pizza. Comunque, in tutto ciò, aspettate che prendo un po' di acqua. In tutto ciò vi volevo raccontare un pochettino ieri, insomma, che cosa è successo. Ieri c'è stato praticamente l'ultimo, insomma, l'ultimo giorno di fine anno con le tutors. Ci hanno parlato, perché noi ovviamente poi cambieremo tutors l'anno prossimo. E boh, sono state veramente stracarine secondo me. E, anche se, cioè, mi spiace un po' che non vedrò più una che sotto sotto alla fine era la mia preferita. Però ci sto pensando e se l'idea sarà ancora quella fra tot anni, mi piacerebbe fare la tesi con lei, ci stavo veramente pensando, infatti prima o poi glielo andrò a dire. Questa tutor qui è fenomenale, molto vicina agli studenti, mi piacerebbe proprio averla come relatrice, insomma. Anche se, insomma, pensare alla tesi è ancora un po', vabbè, oddio, sono a metà percorso, quindi comunque sia... Anche un minimo di pensiero ci sta. E niente, sono veramente state stracarine nei nostri confronti perché poi ci hanno fatto un discorso finale molto umano e no, è stato proprio bello. Poi vabbè, ieri sono andata a mangiare un hamburger, ragazzi, buonissimo a Monza, che sia appunto il posto si chiama Macelleria Monzese, magari mi metterò la foto, insomma, del mio paninozzo. E avevo preso sto panino con dentro la carne buonissima, vi giuro che si scioglieva in bocca, poi c'era anche, l'ho presa con le melanzane ed era tipo il menù del giorno, tra l'altro super conveniente perché tu ti facevi tutto quello, più una bibita, più il caffè 10 euro, ma credete, cioè non pagavi neanche il coperto. Buono, 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 insomma. E niente, quindi poi alla fine, insomma, non mi sono nemmeno messa là a vloggare, a fare, perché non avevo proprio voglia. Cioè, sinceramente, alla fine la cosa dei vlog, cioè, quando mi va lo faccio, se non mi va non lo faccio, capito? Quindi... Mamma mia, che sonno! Poi, appunto, dicevo, stanotte sono stata poco bene. Cioè, stamattina presto, alla fine, sono le 8:30 quasi, e però adesso mi faccio una tisana e studio, perché devo studiare tutto il giorno. Non posso di nuovo ancora andare in palestra, perché ho fatto l'altro giorno il vaccino. Ma mi fa ancora malissimo tutto il braccio, cioè ieri sera mi pulsava, ma mi pulsava pesantemente. Infatti ho detto, minchia, che palle. E ieri comunque c'è da dire che l'ho anche sforzato un po' guidando, eccetera, già mi faceva male, quindi secondo me mi ha aumentato proprio tutto il dolore. E poi niente, stasera che cosa vado a fare? Vado a fare aperitivo e poi vado a fare aperitivo con delle mie amiche. Poi ci raggiungono dei altri nostri amici e insomma, e cerchiamo di unire un pochettino i gruppi, che secondo me è una cosa molto carina. Sono stanca morta, ragazzi. Mamma mia, il lunedì si riprende. Lunedì ufficialmente riprendo l'università. Non so ancora se fare i weekly vlog, tra l'altro infatti volevo chiedervelo, se fare semplicemente i weekly vlog oppure fare vlog di alcune giornate che magari sono un po' più impegnative, oppure vloggare il primo giorno di università, non so, oppure semplicemente parlarvene in un video, fatemelo sapere in un commento. Sono in ansia ma contentissima allo stesso tempo, devo anche, cioè devo fare mille robe, ragazzi, in questi giorni, mille. Buonasera, allora io mi sono appena vestita, ormai è già pomeriggio, scusatemi, ma niente, alla fine oggi non è che abbia fatto moltissimo, nel senso che sono rimasta a casa, mi sono messa a studiare, mi sono lavata, ho lavato i capelli, vedete che sono belli puliti, insomma, penso, spero si veda. E niente, stavo praticamente studiando,
etica, che è una noia mortale. Vedete, stavo cercando di risistemare un attimo gli appunti, non ho ancora finito, cioè sono ancora qua, mamma mia. Entro sto weekend devo assolutissimamente finirlo perché non ce la faccio più. Assolutissimamente devo finire e devo iniziare un altro bisogno infermieristico perché, cioè, non è possibile. E però volevo farvi vedere che mi è arrivato, se faccio vedere allo specchio, aspettate, mi è arrivato un pacco. Eccolo qua. E niente, quindi volevo aprirlo con voi. So minimamente dove appoggiarvi, però vabbè, facciamo finta che vi appoggio qua. Del pacco in questione, adesso andiamo ad aprirlo e vediamo un attimino, però mi serve la forbice. Mi sono pure fatta male. Oh mio Dio, che cos'è? Art of the Brow. Oh mio Dio, no vabbè, no vabbè, oddio. Allora, avevo appena visto un video di Mr. Daniel Makeup in cui praticamente faceva vedere su Valentina Ferragni questi prodotti nuovi per le sopracciglia. No, vabbè, li devo proprio far vedere. Allora, questi sono i prodotti. Tra l'altro, carinissimo questo specchiettino messo così. Oh mio Dio, stracarino. Questo mi piacerebbe staccarlo e incollarlo da qualche parte, ma sicuro che riesco a farlo in una qualche maniera. Comunque, questi sono praticamente i nuovi, come si dice, come si chiamano? Brow Contour Pencil di Benefit. E questa è una cosa nuova che appunto loro hanno inventato, che hanno lanciato da poco. Poi questo è un brush. Oh mio Dio, io amo le cose per le sopracciglia. Bellissimo. E niente, sono veramente curiosa di provarli. Adesso vedrò perché non so sinceramente quale provare. Potrei provare questi o questo, devo vedere. E niente. Poi, appunto, dato che dopo esco, vi voglio provarli, me li provo con voi, magari mi trucco con voi, insomma. Io niente, volevo semplicemente concludere il vlog. Perché mi sono totalmente dimenticata di vloggare cose del genere, però vabbè, ci tenevo a raccontarvi un po' che cosa ho fatto gli ultimi giorni. Oggi è sabato e sapete che io di solito faccio una mini conclusione il sabato del weekly vlog, fondamentalmente. E ieri, che era venerdì, appunto, ho fatto, vabbè, a parte che ho studiato il pomeriggio, quindi insomma non è che mi sono messa a filmare o a fare chissà che cosa, perché poi tanto alla fine stavo studiando per i cavoli miei e poi dovevo anche spicciarmi e tutto. Poi mi sono preparata, ho fatto aperitivo con due mie amiche e poi vabbè c'è stato un po' un casino di misunderstanding di organizations perché cioè, abbiamo cercato di unire più gruppi però l'esperimento è venuto male quindi la prossima volta magari insomma riuniremo meglio sti gruppettini qua. E oggi invece che era sabato ho festeggiato appunto con i ragazzi dell'università e fondamentalmente l'entrata appunto di due miei ormai ex compagni di corso perché hanno cambiato corso, ma sono sempre comunque insomma in università da me perché sempre professioni sanitarie, però ramo diverso. E ovviamente la fine degli esami nostri e niente, quindi eravamo insomma tutti insieme al sushi, cioè quelli che con cui magari comunque ho legato di più. Sono stanchissima, ragazzi, mamma mia. Poi c'è cioè, dopo il sushi, assurdo, questa cosa, veramente. E in tutto ciò, cioè in tutto ciò, in tutte le mie disavventure, ovviamente mi è anche ritornata un po' la cistite. Quindi penso che adesso tipo mi metterò di nuovo a studiare perché tanto stasera non esco. Cioè, insomma, devo cercare di finire le cose anche che devo fare qua in casa perché io di solito mi prendo comunque il sabato per fare. Sono tornata tardi ieri, quindi stamattina mi sono svegliata tardi, quindi è stato tutto un rallentamento di tutto. E niente, insomma, però è stato bello il giardino a Monza. Cioè, boh, a me, a dire la verità, Monza prima non piaceva. E c'è da dire che sto imparando veramente ad apprezzarla. E in più lì si vive con molta più sciallezza, cioè molta più tranquillità proprio. Si sta proprio bene. E insomma, mi piace molto. Io spero che appunto questi weekly vlog, anche così un po' frenetici, un po' in cui magari cioè più rapidi.
racconto più che altro che filmare, eccetera, perché non sempre riesco a portare dietro la videocamera. Mi impegnerò in queste settimane per portare più spesso la videocamera, magari anche in università, perché anche banalmente devo fare le foto, due foto, ma anche foto cagate. In effetti la qualità di queste videocamere è sempre migliore del mio iPhone, perché il mio iPhone mi sta abbandonando piano piano. E secondo me ho anche problemi con la videocamera, cioè con la fotocamera proprio, perché a volte non mette a fuoco le cose, boh, non lo so, vabbè, così. Ultima cosa prima di concludere il video che ci tenevo a farvi vedere, se mi seguite su Instagram e se non mi seguite vi metto ovviamente link università, link del beauty, potete andare a seguirmi, insomma. Niente, ho ricevuto da Benefit, vabbè, a parte questo pennellino qua, sempre per le sopracciglia, e poi ho ricevuto tutta la loro collezione. Vi metto la foto sicuro, però vi faccio vedere la mia colorazione, che è appunto il numero 3 Brown Medium, ed è praticamente il Brow Contour Pro. È fondamentalmente un nuovo prodotto che loro hanno lanciato da poco, fatto a mo' di BIC, vedete? Ok, e ci sono le varie tonalità, da quella più chiara a quella più scura, per andare a definire e a riempire ovviamente le sopracciglia. E ovviamente c'è anche la parte del highlighter, questa qua, che non si vedrà una mazza, ma io adesso vi zoom così voi vedrete tutto. Vedete? Voi fate così ed esce qua. E poi girate, dovete girare questo pezzo così. Aspettate, forse riesco a farvelo vedere. Eccolo qua. Se voi lo girate, esce il prodotto fondamentalmente. E niente, aiuto. Ecco, cerchiamo magari di non spaccarlo. Il prodotto è la seconda volta che lo provo e queste qua sono le sopracciglia fatte. Vi ho messo l'unboxing e la first impression in cui vi faccio vedere il prima e il dopo delle sopracciglia all'interno del mio profilo di Instagram tramite le stories. Quindi vi consiglio di andare a seguirmi lì, insomma, per quanto riguarda il beauty. Perdonatemi tutti questi cambi repentini, insomma, dei vari nickname, ma alla fine ho voluto mantenere comunque sia sempre lo stesso, nonostante io abbia cambiato il nome al canale. Ho lasciato così, punto e basta, perché veramente sennò sarebbe stato troppo diverso fondamentalmente. Poi sarebbe stato, avrei creato più casino per voi, ecco. Con il vaccino, con il braccio va molto meglio, come potete vedere riesco anche a muoverlo. Mi dà solo fastidio se qualcuno mi preme sopra proprio, però prima, cioè, mi faceva fatica anche quando, cioè, mi faceva male, scusatemi, anche quando me lo sfioravano per sbaglio. E niente, quindi detto ciò, io spero che questi vlog, anche così casereci, vi facciano piacere e spero che apprezziate comunque la mia quotidianità. Io vi mando un bacio grande e noi ci vediamo al prossimo vlog. Alla prossima domenica. Cheers!